Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre un video seguimi qui su YouTube, su Instagram, nel mio gruppo Telegram, anche su Twitch. Tutti i link trovate qui sotto in descrizione o nelle informazioni del mio, sempre mio canale YouTube. Oggi farò la recensione di Jashin, per precisione Jashin Rhaegar, titolo qua dietro. Questo è l'edizione Valiant, bellissima come edizione Valiant, un volume unico, praticamente una tavola unica a colori, stupenda, edito dalla Ikari a prezzo 18 euro, sia la Valiant che la Regular, costa 18 euro, anche la Regular è abbastanza bella come copertina, che vi faccio vedere qua in parte, però questa qua la adoro, l'ho presa soprattutto per cazzo che Valiant, è forse una delle Valiant più belle che ho mai visto, è scritta da Go Nagai nel 1989, quindi rispetto alle opere più famose è abbastanza recente. Volume unico, anche se in realtà l'originale sono due volumi, quindi due volumi messi in uno. Certe scene un po' ricordano Devilman, anche i protagonisti ricordano molto Akira, Fudo e Ryo Asuka. Vedete qua il protagonista è palesemente lui, lo ricorda molto decisamente. E di questo protagonista Ken Taiga con la sua nemesi Ryu Dolk, che ricorda molto la nemesi Akira Fudo e Ryo Asuka, la ricorda molto questa simbiosi. Ken Taiga è un discendente dei combattenti cavalieri che possono richiamare, diciamo, questo Rhaegar. Questo Rhaegar, quest'essere che è una biomacchina che una volta richiamato il tuo corpo viene portato dentro questa biomacchina. I tuoi nervi vengono collegati a essa praticamente come se fosse il tuo corpo. E la stessa cosa riesce a fare Ryu Dolk, che è la sua nemesi, che fa parte dell'esercito dei draghi, con un'altra macchina, biomacchina, Mayu Dolga. Ken Taiga deve impedire il risveglio attraverso la pietra del sigillo di questo dio Jashin, dio del male, dio drago del male. Deve impedirlo. E ci sono invece i suoi discendenti, questo dio malvagio, che vanno sulla terra e grazie a pioggia di sangue, fanno una pioggia di sangue, quindi sterminare città e abitanti, riescono a far comparire questa pietra del sigillo, e se riesce a distruggerla puoi far liberare il dio Jashin, dio drago Jashin. Quindi mi ha ricordato parecchio molto i Power Ranger, diciamo, o meglio i Super Sentai, che sono del 1975, che sono praticamente i Power Ranger moderni, perché i Power Ranger che sono di origine, cioè sono stati fatti dagli americani, però prendendo esattamente pari pari la fiction di Super Sentai, quindi quando sono, soprattutto i primi Power Ranger, quando sono vestiti in tutina che non li vedete, in realtà sono l'originale Super Sentai, sono sotto, sono giapponesi che fanno tutte quelle pose strane, sono in realtà sono giapponesi, e ha tolto dai Power Rangers, ha tolto l'immagine di questi giapponesi per mettere quelli degli attori americani, però hanno tenuto le scene di lotta con i Megazord e così, che ricorda molto i Megazord, esattamente uguale. Vediamo se riesco a farvi, vedete che ricorda praticamente molto le trasformazioni, anche un po' di Sailor Moon, che è antecedente di qualche anno Sailor Moon, diciamo è un diverso da Devilman certi versi, però lo ricorda ancora, è più un mecha molto veloce e rapido da leggere, va via abbastanza scorrevole e semplice come battaglia, è tra il bene e il male ovviamente, quindi non c'è niente di complicato, niente di difficile da capire, è pure semplice battaglia tra il bene e il male. Quindi classico, finisce ovviamente, non vi dico come, però essendo uno shonen semplice da due volumi soltanto, però i disegni sono sempre i suoi, bellissimi, anche se qua sono un pelo più moderni rispetto a Devilman, sono disegni più moderni, combattimenti più veloci, cioè nel senso che le scene di combattimento sono fatte meglio rispetto a Devilman secondo me,
però ovviamente non è allo stesso livello di Devilman, ovviamente, però di profondità della trama è leggera, perché ripeto, appunto semplice, è il bene contro il male. Devilman, però, il bene contro il male è portato più agli estremi e alla fine non capisci bene qual è il bene e qual è il male, diciamo. In Devilman è più filosofico, diciamo, come finale. Un finale che probabilmente neanche Gonagai è riuscito a capire bene, gli è venuto come gli è venuto. Però, sì, carino, volevo leggere qualcosa di diverso da Devilman, un'opera comunque più recente, un mecha. Lui ovviamente ha fatto anche Mazinga Z, quindi che è stato forse il suo primo mecha, mi sa, Mazinga Z. Mazinga Z, cioè, però è difficile da trovare, quindi volevo comunque un mecha di Gonagai. Che comunque questo ricorda molto, devo dire, Devilman come mecha, anche come ricorda molto i Power Ranger, o meglio, come dicevo, Super Sentai, Super Squadre. Ecco, carino, ma niente che, però più che altro ho preso davvero per... Guardate che varia stupenda, senza nessuna scritta. Cioè, però, guardate che c'è una copertina unica, magari se ne vede adesso di più, anche il formato è bello spesso, bello grosso rispetto ai soliti. Le tavole, come ho fatto vedere, sono belle grandi, le vedete bene, va via molto molto veloce perché i testi sono davvero pochi balloon, quindi è davvero tanta azione, però è un classico shonen tra bene e male. Allora, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, iscrivetevi anche a Twitch, ci vediamo in prossimi video.